Tragedia a Vigevano. Clarissa, una bambina di soli 5 anni strappata via dalla vita in un terribile incidente automobilistico. L'incubo si è consumato nella tragica mattinata di lunedì, in un incrocio maledetto tra via Mentana e via Quarto. Benvenuti su Gossip Italia News, notizie in tempo reale. Metti un like al video, iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato. Un'implacabile collisione ha coinvolto una Honda Jazz e una Lancia Y, mentre l'innocente creatura si trovava sul sedile posteriore della vettura di sua madre. Nell'istante dello scontro, il finestrino, aperto, ha spalancato le porte all'abisso, catapultando la piccola fuori dall'abitacolo. Un atroce destino l'ha guidata verso un palo, reggente di uno specchio parabolico, che ha segnato il suo tragico destino. Le squadre di soccorso, giunte sul luogo del disastro con 2 ambulanze, un'auto medica e un elicottero del 118, hanno cercato disperatamente di salvare la vita della bambina. Tuttavia, le forze del destino hanno pronunciato una sentenza di morte implacabile. Nel cuore dell'ospedale di Vigevano, poche ore dopo, i medici hanno dovuto arrendersi all'ineluttabile verità. La vita della piccola è stata strappata via senza pietà. Gli agenti della polizia locale si sono impegnati nell'esecuzione dei rilievi, assumendosi l'enorme responsabilità di svelare la dinamica dell'accaduto, e risalire al motivo di questo sinistro fatale, e individuare le responsabilità. Vigevano, una tranquilla città di provincia, si è trasformata in un teatro di tragedia, in cui le anime ferite implorano giustizia. L'ombra dell'incertezza e del dolore avvolge la città, mentre l'intera comunità piange la perdita di una vita innocente, chiedendo che la memoria della piccola venga onorata nel nome della verità e della giustizia. Continua a seguirci per rimanere sempre aggiornato su tutte le news. Lascia un mi piace al video e attiva la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. In questo modo ci aiuterai a crescere e darti informazioni sempre approfondite e in tempo reale.